Si tratta di una malattia autoimmune che colpisce i follicoli piliferi causando la caduta dei capelli ed esordendo con la comparsa di chiazze di forma rotondeggiante asintomatiche a livello del cuoio capelluto. Di alopecia areata si è parlato a Milano in un corso ECM che ha avuto il supporto tecnico di Dynamicom Education e nel corso del quale sono state illustrate le novità in materia. Adesso sappiamo che è una malattia geneticamente determinata, ci sono dei fattori genetici, delle mutazioni nel DNA dei pazienti che predispongono all'attivazione del sistema immunitario che va a combattere contro il follicolo pilifero, non uccidendolo, ma semplicemente bloccando la produzione del capello. Quindi malattia geneticamente determinata che ha una espressione di attivazione del sistema immunitario in senso anticrescita del capello. Progressi dunque molto rilevanti. I progressi sono tanti perché una volta compreso questo, compresa la natura immunologica autoimmune della malattia, si sono approntate dei rimedi, no? Per la malattia, che sono farmaci che colpiscono selettivamente quel punto del sistema immunitario che nei nostri pazienti con l'alopecia areata è troppo attivo, è troppo allegro. Abbiamo dei farmaci che riescono a bloccare selettivamente una piccola parte del sistema immunitario, che è quella che consente il blocco della crescita del capello. Il corso ha analizzato a fondo le opzioni terapeutiche disponibili e quindi le nuove opzioni legate all'impiego di JAK inhibitors che hanno modificato e migliorato l'approccio terapeutico delle forme più estese. Questa è una malattia che impatta gravemente sulla qualità di vita dei pazienti affetti e avendo ad oggi nuove strategie terapeutiche, siamo qui medici e pazienti per condividere il percorso diagnostico-terapeutico e le novità che abbiamo nel futuro. Sappiamo in realtà da studi pubblicati, quindi ufficiali, che l'impatto di questa malattia sulla qualità di vita dei pazienti è addirittura peggiore di quello delle malattie cardiovascolari e del diabete, perché naturalmente è una malattia che non si può nascondere. I capelli, le sopracciglia, le ciglia sono la nostra presentazione al mondo e quindi in realtà il paziente ne viene fortemente impattato.